Ci siamo, ci siamo. Ho messo il silenzioso finalmente. Tutto in ordine. Tutto in ordine, tutto in ordine. A parte il fatto che la chiamata non era per l'appuntamento, ma era per disdirlo perché il meccanico c'ha il Covid. L'unico meccanico che c'hanno lì in officina. E vabbè, lo faremo poi. No, mi sembra più che si scenda da quell'altro lato, onestamente. Ma incontreremo anche il nostro amico Blythe, immagino. Blythe. Fortuna vuole che comunque sia quel primo tagliandino, giusto per cambiare il primo olio che c'ha la moto dentro. E a fine rodaggio. Il rodaggio l'ho finito, quindi sto in ordine. Ma la posso usare tranquillamente, senza problemi. Un traditore sistemato verso Nokron, dunque, vai avanti tu, io ti raggiungerò. Andiamo a Nokron. Interessante sto coso con le rocce sospese. Mi sa che me potevo pure buttare dall'altro lato, non era un problema. Più avanti non troverai saltare, quindi cerca nord. Che cacchio significa? Quindi non si salta qua. Lui ha cercato nord. Che vuol dire cerca nord? Che caspita devo fare io qua? Ah, lì a nord c'è qualcosa. Quindi mi ha trollato coso. Vediamo un po' come cavolo si arriva a nove. Non me lo fa dire il nome di sta città, perché un attimo poi sbagliamo, maledizione. Ci smonetizzano la vita qua. Non mi aspettavo buco. Ah, vedi, eccolo là. Lì, dall'altro lato. Eccolo qua, eccolo qua. Sì. Destra. Un po' controproducente sta cosa. Ah, fortuna. Prova giù. Prova dita. No. Provo salto di qua io. Ecco, abbiamo trovato. Più avanti, buco. Oh, no. No. Ma di tutti i posti, proprio lì. Ma vaffanculo. Poi c'avevo pure il coso per fare il livello. Che palle. Che so proprio un pirata. Oh, il nemico più grosso, raga. Il nemico più grosso per il momento su Elden Ring sono stati: uno, i cavalieri della frustrazione. E due, perché ero mega delivellato e veramente ci hanno fatto il culo per parecchio tempo. Il resto è stato tutto piuttosto sereno, serenamente superabile. E due, la gravità è il boss più grosso, veramente. Ogni volta casco di sotto. Allora, vediamo di non cadere come ho fatto l'altra volta col gigante e perdere 100k. Che 100k su un livello, so boni. Tanto li vedo che stanno là sotto. Scendiamo. Tomi, Tomi, cacchi, cacchi. Uno. Due. Mamma mia, sto sistema. Allora, vediamo un po' qua che bisogna fare. Ah, vabbè, qua era dritto per dritto. Vai. Qua siamo arrivati, giusto? Avanti. Se dicono avanti. Sembra che non ci sia nient'altro in giro, quindi. Ed è tutta lì questa città fantastica. Un parkour generale qua. Cosa avrà da nascondere quest'uomo? Parte uno scalino invalicabile, delle rune auree scrause. Ok.
Questo mi ricorda un po'. Grasso soporifero. Mi ricorda un po'. Cos'era? Non mi ricordo se era. I bottoni, raga, devo, cioè, devo smetterla di switchare gioco ogni 3 secondi. E adesso stiamo facendo due serie. Aspettate che ne rifacciamo 3 o 4 quando c'ho un attimo più di tempo. Poi vedete, pigio tutto a caso, faccio cose. Mi ricorda un po' il DLC. Com'è che si chiama? No, però Città Eterna, ci siamo. Che è il 3 quello che. Sì, è nel 3 che c'era la città. Sulla parte finale, no? Quando andava. Era il DLC quello dove si andava a prendere la Dark Soul of Man, per l'appunto. Mi ricorda un po' quello come assets, anche come design. Questa è una via di mezzo tra il fiume Siofra e quello. Una cosa del genere. Ah, qua ci si. Oh! Dicevo, qua ci si salta, eh. Questa era. Ma guarda che dovevano mettere quell'ultima merdina lì nel guscio di lacrima d'argento. Non l'avevo visto quello. Torcia della fiamma spettrale. Torcia di metallo che arde di una gelida fiamma spettrale, utilizzata dai falchi cadenti che pattugliano i fiumi ipogei. Esauriti gli ultimi tizzoni nel corso della loro lunga ricerca, i membri della banda presero a bruciare le ossa dei loro caduti, ottenendo la gelida fiamma spettrale, ma condannandosi a vagare in eterno nel ventre della terra. Colpo di torcia, agita la torcia, eccetera, eccetera. Ah, questa avrà un effetto particolare. Ma avevate detto nei commenti che le torce hanno un utilizzo specifico, nel senso che alcune fanno paura, altre fanno cose. Non so esattamente perché non siete stati bravi a non specificarlo con. Cos'è quel budello lì che si muove? No, mob. Madonna, com'è vestito figo quel tizio. E lì giù. Ah! Che fanno? Che fanno? Ah, fanno le mosse, fanno le mosse. Però muoiono facile, se non altro. Però muoiono con facilità. Allora, dobbiamo stare attenti a questi budelli qua, per prima cosa, e anche al fatto che c'è roba sparsa. C'è roba sparsa un po' ovunque. Ma mi ha sparato quello. Cioè, sparano sti cosi, wow. Eh no, non li one shot. Più avanti percorso nascosto. Non lo so, Rick. Non lo so. Non mi convince. Allora, prima di scendere qua, che si tratti di grazia, vediamo un po' di da questo altro lato, perché magari c'è. Ah, tra l'altro lì stavo lasciando qualcosa. Wow. Guscio lacrima d'argento. Forte così per dire forte, per così dire forte, tutto forte. Andiamo giù. Qua ci abbiamo un altro budellante. Davanti bugiardo. Bugia, pieno di bugia. Ehi. Ah, ma li one shot sti cosi, runaure. Ci
ci serve un ci serve un una grazia qua, eh? Ci serve una grazia. Farfalla nascente. Vediamola bene questa Nocron. Ho detto una fesseria perché non si vede una sega, quindi avanti bugiardo, non arrenderti, questo dirà di buttarsi di sotto, ovviamente. Avanti. Wow. Eccola là. Più avanti, grazie. Stavo pensando, questa pietra di fortuna... No, no. Ah, però aspetta, aspetta. Sì, 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 è quella del più 5. Noi abbiamo la roba più 4. Ma vediamo un attimo se riusciamo a fare... No, ci abbiamo... vabbè, magari riusciamo a fare qualcosa. Vediamo, Se sa mai. How am I supposed to do? Dobbiamo scendere qua. Wow. È un omino generico questo che si è spalmato. Ah, eccoli qua, quelli che sono costretti a vagare qua. Quelli che sono costretti a vagare qui per sempre. Poveri cristi. Mi spiace per loro. No, non è vero, non mi spiace più perché questi mi tirano le frecce. Andate a fanculo allora. Erba rugiadosa. Ho trovato cavallo in effetti. Allora, poi qua è tosta perché ci sono sti bucherelli che uno va convinto, poi si schianta nel buco. Guarda qua che ci stanno tutti i buchi nel per terra. Ah, finalmente la grazia. Poi andiamo a vedere se possiamo fare qualche armetta, va. Però per andare a vedere se possiamo potenziare qualche armetta, dobbiamo quantomeno andare un attimo alla tavola perduta. Che poi o la tavola perduta o dall'altro fabbro. In realtà più o meno diciamo che una vale l'altra. Vediamo se le vendono quelle migliorate adesso. Che magari mo che siamo entrati a Nocron le vendono. Lui ci dice qualcosa di nuovo? Journey to the capital. Vabbè, che il mangiapopù sta ancora lì dietro. Ah, poi a noi tra l'altro servono quelle speciali. Quelle speciali servono a noi, le funere, neanche quelle normali, quindi chi lo sa. Ci vuole quella funerea, ci vuole. Invece la katana, vediamo un po' a che livello ce l'abbiamo, la scatanchia. Comunque tra una fresca e l'altra, la spada meteoritica ci avevo fatto il più 7, era diventata importante. Il fatto è che qui o incantiamo con int qualcosa e... Aspetta, ritorniamo sottoterra qua. O incantiamo con int qualche cosa e però non... Cioè, a livello di roleplay, no? È come tipo la spada di cristallo sul 3. Cioè, sì, è forte, però... Non, cioè, che cazzo è la spada di cristallo? Una cosa è che tipo droppi una spada speciale lunare che è stata craftata appositamente per i maghi. Tipo questa qui, no? Guarda che bella. Tutta fatta figa appositamente per i maghi di Raya Lucaria, di qua, di là. Quindi c'è una storia dietro, c'è qualcosa di roleplayante dietro, un po' come l'armatura che abbiamo. Tra l'altro poi me leverò stelmo finalmente, tra poco, tra pochi livelli. E un'altra invece è prendersi la spada e cioè, non lo so, cioè poi per carità sì, sarà più performante, però tipo me...
Cioè, non vedo. Non vedo tutta sta. Ah, tra l'altro c'avevamo una spell nuova noi, eh. Aspetta un po'. C'è una spell nuova che nella mischia non l'ho guardata nella puntata precedente. Collasso stellare. Attira i nemici verso l'esecutore con una salva di proiettili gravitazionali. Attira i nemici verso l'esecutore. Beh, potremmo provarla, perché no? Ma perché no? Perché no? Posso levare. Vediamo qui. La luna questa qui è bellissima, però a livello di utility. Proviamo questo qua, vediamo che fa. La nostra magia gravitazionale. Voglio andare a casa. Ma a casa dov'è? Quello è un nemico? Sì, purtroppo sì. Ah, è uno di quei budelli poverini che stanno. C'ha il suo, eh. C'ha il suo, eh. Allora, quanto fa in totale? 3,92 questo. E attira l'omino verso di te. Però consuma poco. No, non capisco se puoi anche caricarlo o cosa. Globo cinereo della convallaria spettrale. Aspetta. Che sia questo il globo cinereo che ci fa rimediare le cose a livello aumentato, può essere? Vediamo un po'. Andiamo a vedere subito. Sì. Sì. Ci andiamo subito. Mica per altro, perché poi magari ce le droppa e noi possiamo fare più 6 su tutto. Beh, 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 beh. Ce le droppa, ce le vende più che altro. Droppa, ce la vedo poco, eh. Però magari col globo cinereo ce le vende. Ce le vende. Vediamo un po'. Nah, non so cosa abbia sbloccato onestamente questo globo cinereo. Che diavolo sta roba qua, i cristalli incrinati. Che cazzo la vende adesso extra? Boh. Vabbè, comunque non vende quello che noi ci interessa, per cui torniamo a Nocron. Nocron, la città eterna. Dopodiché poi dovremo tornare in superficie e andare verso la capitale dopo aver fatto qua Nocron. Credo. Allora, sto collasso stellare non è male, raga, ma mi dispiace, ma la proiezione rocciosa rimane number one, assoluto number one, proprio la proiezione rocciosa. L'arma definitiva. L'unica vera arma. Lucciole d'argento. Quella. Allora, non lo so, zio mio, ma. Non c'è un corridoio là. Pietra di forgiatura. Perché ci dovrebbe dare delle pietre di forgiatura a livello 3? Cioè del più 3. Che ci facciamo noi adesso? Non capisco io tutto ciò. Sacco di lucciole d'argento. Non mi sembra ci sia nulla di utile qua. Voilà. Questo non so da dove è sbucato. Probabilmente aveva staccato adesso e tornava da lavoro. Allora andiamo di qua. Andiamo avanti. Vediamo qui a destra c'è qualche cosa. Ci stanno un paio di sti budelloni. Vediamo che dice il messaggino. Qua fai attenzione a sinistra. Vabbè, capirai. Uè. Capirai, questo è il più lento de... Ah, però.
Però ha fatto il suo, eh? E questo ci ha droppato una bella lacrima di larva. Però vedi che... Vabbè, muore. Allora... Allora, lì ce n'abbiamo altri. Vabbè, bisogna perlustrarlo bene. Questa è la classica cosa... La classica parte perlustrativa in cui dobbiamo vedere tutto con molta parsimonia. Ceneri di oplita. Queste potrebbero essere interessanti. Pietra di forgiatura 5. Ce le darà. Guarda, qui è un posto buono dove ci danno le pietre quell'altre pure. Quelle funere. Più 6, più 1000. Me lo sento. Ce le danno le pietre funere più 1000. Noi lootiamo il lootabile. Andiamo da quest'altra parte. Vediamo un poco. Lì in fondo non capisco se c'è. Qua giù c'è qualcosa. Prova sinistra e poi destra. Non ci voglio credere, non è possibile. Non è una zona segreta questa, dai. Non può essere così. Qua c'è una statua di Marika, vista. Ah! Beh, e c'è un boss qua, secco, che sembra... Sembra come se quel boss sia a guardia di quel ponte che poi ci porterà nella città vera e propria. Beh. Andiamo a vedere prima sopra, vediamo che c'è. L'hanno messo in una zona pure piuttosto nascosta questo qua. Guarda che sono proprio dei gran paraculi. Vediamo che qua che ci sta prima. Che paraculi, ragazzi. Sai che finisce qua. Però il misà. Io non ci fo niente quel misà. Non ci fo niente. Funerea 4 questa, eh. Niente. Per quanto comunque funerea 4 è meglio di normale. Di normale livello basso. Allora qua sembrerebbe che. In realtà sembrerebbe che abbiamo visto tutto. No, qua c'eravamo già. Vabbè, bisogna andare giù dal coso. Niente di più, niente di meno. Andiamo da sto boss. Ce lo andiamo a fare. Prendiamo le nostre belle spell. Ci carichiamo il nostro pozzettone che fa 1 milione di danni. Poi non mi butto di sotto, che pure quello è importante. Questo che roba è? Oh! Che cazzo è? C'è un random omino così a buffo. C'erano tutti sguatteri da 4 soldi. Poi è arrivato questo che... Oh, addirittura... Ehi. E poi è arrivato il Bomberman. Sembra sia in ordine la situazione qua. Beh, qua siamo già sottoterra. Comunque questa roba... Sarà che l'universo è sempre figo, però sta cosa simile universo fatta così col soffitto è veramente tanta roba. Bella proprio. Per prima cosa giù. Senz'altro. Poi... Per prima cosa torna indietro e poi cerca oggetto prezioso. Dietro. Per prima cosa dietro, continuano a dirlo tutti, allora dietro, vediamo un po'. Setta runica, buono. Bravo, allora aspetta un attimo. No, aspetta. Loda, vai, tutti lodati. Siate lodati, ragazzi. Più avanti c'è un vile.
Vediamo sto vile di che si tratta. Allora, puppiamoci questo. Andiamo qua dentro, vediamo questa nuova evocazione un attimo se funziona. E poi andiamo col... mazza, costicchiava, eh. Dov'è il vile? È questo? È il pattume qua? Mazza che brocche che tira. Ah, eccolo. È solo questo. Ma questo sono io. Ehi. Ehi, ehi. Ma sono io questo, salve. Ah, perché sono rallentato? Cosa succede? Non lo so, non la sta prendendo molto bene il mio doppione, vedo. Lo vedo un po' in difficoltà. Ah, ecco, guarda che crocca che gli tira. No, non gliel'ha tirata invece. Oh. Ecco perché era un vile. Perché non c'è nemico peggiore di te stesso. Lacrima di larva. Maschera della lacrima d'argento. Vediamo sta maschera un po'. È un elmo, eh? Bella. Maschera ricavata dai resti di una proteiforme lacrima d'argento rinforzata dal suo guscio irrigidito. Incrementa notevolmente l'arcano, riducendo la potenza d'attacco fisico. Imitare chi viveva di imitazione è un notevole sfoggio d'astuzia. Arcano. Ti dà 8 di arcano questa cosa. Se avete una build arcano, ragazzi, vi consiglio proprio di mettervi in testa questo budello argentato. Non è stato proprio un... proprio una sudata sto combattimento, devo dire. Ma mi aspettavo che la mia build fosse un po' più performante contro la mia build. Che si tratti di persona adorabile? Pensa attentamente. Ma se ne vede solo mezzo, che cazzo stai dicendo? Tutto rotto qua. Sta tutto spaccato. Andiamo avanti, va. Un altro strano... curiosamente, se vedete... più avanti non troverai oggetto, mi fido. Invece qua che dicono? Qua che trovo più avanti? Non troverai oggetto. Grazie ragazzi, mi avete fatto risparmiare dei sani secondi. Cambia il colore del fuoco qua. Se solo avessi cavallo. Ah, vedi, bravi, bravi. Madonna ragazzi, ma sti consigli che danno è incredibile. Questo sembra l'alberello del cuore. Oh, guarda là. Guardalo, guardalo. Ninja questo, eh. Me lo targhetti sto coso, per l'amor del cielo. Madre mia. Mamma mia. Era pure una pietra funerea di quelle buone. Ho pure sprecato un pacco di mana nel tentativo di... molto bella sta zona. Guarda lì che figata, eh. Vediamo un po' che ci sta di qua. Eccola la città. E lei, vedo nemici, vedo zone da esplorare. Lì vedo anche un... A giudicare dalla texture sto coso è vivo. E a giudicare da questi cosi che sembrano come tipo protrarsi nella sua direzione, non lo so. Sembrerebbe però che sia... Sto switchando qualsiasi cosa. Sembra vivo. Sembra vivo quell'affare là. Quel grosso uomo. E non sembra che sia... oh, donna. Non sembra che sia stato messo lì per caso. Sembra... più avanti farfalla. Fa tipo grosso ma uomo. Lì ci sarà un boss fight sicuro.
Mamma, che figata! Ci sarà tipo un teletrasporto con un boss fight. C'è flora e fauna qui autoctone in questo posto dimenticato. Ah, lì era dove avevamo combattuto, ve lo ricordate, no? Quel cervo strano che abbiamo poi arato. Più avanti non troverai macchie di sangue, quindi prova a saltare. Non troverai oggetto prezioso. È come un sogno. Questo è saltato o no? Ma se sì, io salto, quello non era quello che avevamo già visto lì in fondo. Avevamo combattuto quel cavaliere, me lo ricordo. Qua che cazzo salti a fare? Torni giù nel coso se salti. Non mi fido, non mi fido, signori. Fatemi sapere nei commenti se ho fatto bene o male. Tra l'altro mi piace avere l'arco per una questione di... anche di fashion. Guarda lì che c'ho le frecce fighe messe nel coso, eh. Freccia, ma posso mettere qualche altra freccia sciccosa? Tipo, ci stanno queste, quelle della fiamma spiritica, però non sono altrettanto fighe. Non le fa vedere queste, purtroppo. Fa vedere solo quelle del coso. Vabbè, l'importante è che abbiamo quelle luccicose dietro la schiena. Il momento di destra. Mi fido. Andiamo un attimo di qua a vedere che c'è. Allora, qua sicuramente ci dobbiamo buttare di sotto. Infatti. Opsi dopsi. In realtà qua ci si arrivava pure normalmente. Signore del sangue, eminenza, ti supplico, concedimi un seggio alla tavola della dinastia. Lunga vita alla dinastia Mogwin. Lunga vita alla dinastia Mogwin. Vabbè, no, quindi questo era... Ah, ma qui è dove abbiamo combattuto Mogwin, eh? Il team fight, il boss fight c'era stato pure bello. E lì era dove c'era Mogwin. Ok, l'abbiamo fatto Mogwin, assolutamente. Quindi NP, lì non c'è più una mazza da fare. Non c'è più niente per noi lì, in quel posto. Qua possiamo scendere? Questo posto... C'ha il suo, eh. C'ha il suo qua di esplorazio. Pietra di forgiatura. Ancora niente testa. Qua giù c'era quel boss gigante, se ve lo ricordate. Che poi l'abbiamo arato in mezzo secondo tra le varie cose. Ah, magnifico, evviva stelle. Evviva stelle. Sì, molto bello. Quest'area qui è probabilmente una delle più evocative del gioco, per quanto mi riguarda. Molto figo. Mi sa di qua non c'è un ghezzo. Più avanti servirà a saltare. Questo è falso. Molto falso. Molto molto falso. Tant'è che questo qui mi sa che è stompato di sotto. Faccio vedere un po'. Ah, proprio col cavallo lui è andato. E wihoo! Yuppidoo! Esploso. Ha fatto proprio il triplo salto di Super Mario. Di Super Mauro. Allora, vediamo da quest'altra parte, va. No, niente, tu vivrai e te lo meriti. Guarda che bello che lasciano anche le alette in giro. Pure tu vivrai. Ah, però qua in fondo si salta da qualche parte. Interessante. Faccio vedere un po'. Ma mi arriva una breccola da un mob che sta tipo nell'ultima cosa. E mi dà una crocca nella schiena. Distruttiva. Per prima cosa saltare. Qua mi fido, qua mi fido. Cioè, insomma, è stato comunque brutto su... Diciamo che la schiena ci vuole un po'... Un po' di cosa adesso di... Come si dice? Un po' di osteopata per aggiustare, però... Ecco.
vediamo un po' di qua. Più avanti, giù. C'è qualcosa, c'è qualcosa. Dacci del loot importante. Corno portafortuna della chiarezza. C'è altra roba pure, eh. Noi c'avevamo questo qui normale che fa, aumenta la concentrazione. E questo lo aumenta notevolmente. Che aumenta notevolmente la concentrazione, determina la resistenza a sonno e follia. Sembra sia un corno emergente, seguaci di questo culto, ma vaffanculo, magari che ci faccio con la concentrazione, almeno normalmente, magari in qualche punto può essere utile, ma... Rugiada... La rugiada celeste che diavolo era? Era una roba tipo che andava... Tra sti oggetti qua. Eccola qua. Che cavolo faceva? Consente di praticare la soluzione alla chiesa dei voti rimuovendo ogni ostilità. Rimuovendo ogni ostilità. Non è che a noi serva perché non siamo ostili a niente. Pietra di forgiatura farlocca. E poi mi sa che ritorniamo giù qui. O ritorniamo al fuoco e andiamo avanti. Potrebbe essere pure quella un'opzione. Ce la posso fare, eh? Anche perché qua mi sa che scendere diventa un po' un problema. E chissà, scorda sta zona qua. Come no? E come no? E possiamo andare in realtà di qua. Ho mentito. Non c'è niente qua giù, no? Questi su paraculi bisogna cercare ogni angoletto possibile e immaginabile, perché il Miyazaki lascia a disposizione di nascondere cose ovunque. Magari mi sono perso anche qualcosa qua in mezzo, che avevano nascosto qualche roba in un angolino speciale. No, mi sembra tutto in ordine qua. Pochi nemici qua. Pietrina di forgiatura level 5. Non qui. No, sì, in effetti non sembra proprio che sia qui. Caos, qualcosa di incredibile. Qua salto in aria se vado giù, ragazzi. Ma io direi che questa zona qui l'abbiamo vista tutta. Possiamo allegramente tornare indietro. Che era? Qua? No. Qua su. Lacrima riflessa. Go.